Sì. È un po' come la fascia. Sì. Scusa, no, perché proprio relativamente a Miss Italia mi hanno detto che c'è un collegamento da Salso Maggiore Terme. Collegamento. Noi non ne facciamo di collegamento. Sì, grazie per la linea, grazie dallo studio. Qui siamo in diretta da Salso Maggiore Terme. Grazie. Grazie Stefano. Ma lei è a Salso Maggiore Terme? Sì, siamo qui. Lei mi vuole dire che è a Salso Maggiore Terme? Lì sì. È Salso Maggiore Terme. Sì, mi senti? Sì, sì, c'è un pelo di ritardo. Io ti sento benissimo, io ti sento benissimo. Dobbiamo dire al regista di mettere a posto il collegamento. Esatto, c'è esatto. Buonasera Marzullo, buonasera. È un piacere parlare con lei anche a distanza. Siamo qui, è appena terminato il concorso di Miss Italia 2022. Io ho l'onore di essere qui con la vincitrice del titolo Miss Italia 2022, Angelina Giolitti. Grazie, grazie Angelina. Prego, accomodiamoci. Grazie. Angelina, sei bellissima. Lo so. Prego. Prego, prego. Come stai? Sei emozionata? Sono emozionatissima. Mi tremano i piedi. Va bene. Va bene. Allora, Angelina è una ragazza di Ravenna, dico bene? Cotignola. Ah. In provincia di Ravenna, sì. E come si dice da noi, Cotignol dei bassifondi, patatari, pesetari, vagabondi. è anche simpatica. Sono una ragazza del popolo. Sì, si vede. Devo dire che si vede. Dunque, il successo è stato straordinario. Sì. Ricordiamolo, oltre il 60% degli italiani. Tutta Cotignola, grazie mille! Anche Angelina, anche qualcuno in più, dico, no? Non solo Cotignola, anche altra gente, per arrivare al 60% degli italiani, dico, no? Beh, sicuramente tutta Cotignola è stata con te, ti ha sostenuto. Angelina, bene. Angelina, ma al concorso di Miss Italia si va più per vincere o si va più per partecipare? Si va per conoscere gente di nome Vittoria. Sì, questo è il motivo che l'ha spinta a partecipare al concorso. Partirei con delle domande di rito. Ecco, cosa hai provato in quel momento quando eri circondata dalle altre ragazze e hai sentito pronunciare il tuo nome? Beh, quando mi sono corse tutte intorno falsamente per acclamare la mia vittoria, ho capito subito che io l'avevo meritata perché le altre puzzavano. Com'è? Si può dire. Puzzavano? Sì, sì. Ah, noi non abbiamo potuto rendercene conto, però se dici la verità, la vittoria è stata ancora più meritata. Va bene, passiamo alla seconda domanda. Qual è il piatto che cucini meglio? La pastina o i fagiolini? Ah, non l'ho mai sentito. Che piatto è? Ti va di raccontarcelo? Sì, la pastina con le stelline e fagiolini. La pastina con le stelline e... La pastina o i fagiolini? Sì, no, questo è chiaro. Se ce lo vuoi spiegare un attimo. Le stelline perché... e i fagiolini. Le stelline. Le stelline penso che siano la pasta che si usa per il brodo. Con i fagiolini. Sì, dico. I fagiolini sono... La pastina con le stelline. Esatto, la pastina. Calma, Matteo. La pastina. La pastina è quella che si usa solitamente col brodo. Le stelline con i fagiolini. Le stelline. E i fagiolini senza... Con i fagiolini con la pastina. La pastina con i fagiolini è la specialità di Angelina. Bene, andiamo avanti. Mi sto un po' agitando. Sì. Dicevamo, mare o montagna? Angelina, che... Cos'è successo? Ma ho detto qualcosa di male. La montagna! La montagna, ecco, la montagna, è arrivata. La risposta di Angelina. Volevo chiederti, qual è l'ultimo libro che hai letto? Il Capitale di Karl Marx. Ti interessi di filosofia politica economica? Da grande volevo diventare una filosofa dei mercati finanziari ed economici internazionali sull'essenza dello sviluppo umano e commerciale, oppure la velina. D'altronde... Cioè, d'altronde il percorso di studi è quello. È lo stesso. Va bene, restiamo su Marx. Marx era russo o tedesco? Russo. No, mi dispiace. La risposta è errata, quindi non era russo, quindi era... Rumeno? No. Non c'è bisogno di cercarla altrove. Io ho fatto la domanda, Angelina, stai con me. Guardami. Io ho fatto Marx era russo o era tedesco? Ruspante. No. Era russo o tedesco? Tu hai detto russo ed era sbagliato. Però io ho detto quindi era russo o tedesco? Non era russo. Guardami. Se non è zuppa è parmigiano. No. Questa è un'altra domanda che la confonde. Se non è zuppa è pa Pastino che fagiolini! Pastino che fagiolini!
Grazie, la linea salutiamo. In studio, Stefano, grazie. Salutiamo.